Oh, ciao a tutti, buongiorno, bentrovati, bentornati, benvenuti. Scusate la lunga assenza, ma sposto un attimo la telecamera. Ok, la lunga assenza, ma questo caldo mi ha massacrato. Lo so, fa caldo in tutta Italia, lo so, non sono l'unica che soffre il caldo, ma io veramente, ci sono state alcune sere che sono stata veramente, veramente male. Non riuscivo a stare dentro casa, mi sembrava che mi mancasse il fiato, una cosa veramente allucinante. E in più si sono aggiunti ovviamente tutti i preparativi per la partenza come cuoca del campeggio, nel senso che ok, va bene preparare il menù, ma poi ho dovuto preparare tutta la tabella delle ricette, moltiplicare tutti gli ingredienti per 50 persone, per 8 giorni, tutti i menù diversi. Controllare che andassero bene, praticamente dei menù pantagruelici. Adesso vi leggo soltanto due menù e capirete che i ragazzi che pesano 40 kg quando torneranno ne peseranno 60. Ma mi hanno richiesto dei menù mega calorici perché questi siamo una quarantina, 45 ragazzi dai 15 ai 18 anni che mangiano ovviamente anche le gambe del tavolo, a parte qualche ragazzina tutta minuta così, ma questi mangiano e quindi nulla, cioè non è stato un lavoro semplice. Per fortuna mi ha passato una bozza di menù con tutte le ricette, la cuoca che gli altri anni faceva questo servizio. Io ho cambiato alcune ricette così tanto per non fare le stesse cose, ho cambiato le quantità, però devo dire un lavoro abbastanza impegnativo. Anche perché poi appunto bisognerà comprare tutti gli ingredienti prima e poi quando arriveremo su appunto il grosso delle cose sarà già su, a parte quello che è il fresco frutta e verdura. Va bene, vi leggo 2 menù, poi dopo partiamo. Sapete che io chiacchiero sempre nei miei video, no? E dopo partiamo con il tema della giornata, ovvero come poter rendere leggere e meno affaticate le gambe con questo caldo. Per me è un problema abbastanza importante e ho detto, vabbè, io ho dei prodotti con i quali mi trovo bene, magari li condivido con chi ha questo problema, no? Soprattutto in queste giornate così afose, così calde. Ma vi leggo il menù del primo giorno intero che siamo su. Allora, pasta, panna e zucchine, rotolo di frittata con prosciutto e sottilette, pomodori al forno, frutta fresca. E qui ci ho messo la frutta fresca, almeno un po' di frutta. Poi, il giorno dopo, e questa è la sera che noi arriviamo su, il giorno dopo, allora, pranzo, pasta al pomodoro, scaloppine di maiale con purè, frutta fresca. E la sera, lasagne, affettati vari con formaggi vari, insalata di pomodori, torta con la marmellata. Oppure risotto alla salsiccia, polpette di zucchine ricotta, zucchine al forno, budino al cioccolato, con pasta al pesto, involtini di lonza con piselli, macedonia mista congelato. Quindi capite bene che ci sarà da lavorare parecchio. Per fortuna siamo un bel gruppo e sono sicura che sarà divertente, costruttivo, educativo, soprattutto per noi e per i ragazzi. Anche se è faticoso perché ricordo quando andavo ai campeggi io con il mio gruppo, che i cuochi stavano in cucina praticamente quasi tutto il giorno e ricordo anche mia mamma quando mia mamma e mio papà erano andati, appunto era molto faticoso, però è proprio un'esperienza di condivisione secondo me che va fatta tantissimo, cioè indipendentemente dal fatto che uno lo faccia con il gruppo della parrocchia perché va con quel gruppo, ma qualsiasi altro gruppo, secondo me, vacanze un po' diverse di condivisione dove devi stare insieme agli altri, dove c'è da parecchiare, sparecchiare, pulire i gabinetti, sistemare le camere, fa bene ai ragazzi, fa bene ai ragazzi tantissimo, li fa capire il valore del servizio, il valore del donarsi agli altri, il valore della condivisione. Quindi per me queste sono le migliori vacanze che ci possono essere. Io ho un bellissimo ricordo di quando le ho fatte per tanti anni, come ragazzina e come educatrice, e penso che siano state anche un po'
mi abbiano guidato poi per alcune scelte che ho fatto nella vita e tuttora facciamo le vacanze comunque con i gruppi famiglie ed è bello così, insomma, no? Va bene, dopo tutto questo preambolo, dopo questa chiacchierata, ma era un po' che non ci vedevamo come se io vi incontrassi tutti i giorni. Mi scuso anche perché non sono riuscita a passare in tanti canali che avrei voluto, ma chi mi conosce dall'inizio sa che io guardo i video dal PC e con le cuffie quelle grosse perché sennò disturberei tutti perché sul telefonino faccio fatica e quindi io con questo caldo non ce l'ho proprio fatta, oltre a non avere il tempo perché ero spesso impegnata in riunioni così non riuscivo proprio fisicamente a sopportare questo caldo. Sono sicura che riprenderò e recupererò tutto in questi giorni, comunque in questi mesi, visto che avremo il tempo che quando siamo in vacanza, ma vabbè, insomma, non si può fare tutto e vabbè, con questo caldo qua ero proprio a terra. Va bene, allora io come vi dicevo, soprattutto con questo caldo ho magari spesso male alle gambe, ho la fortuna di non avere né gambe e né piedi gonfi, cioè le gambe sono cicciotte di loro, ma perché c'è la ciccia. Ma anche le caviglie così non sono gonfie, nel senso che io bevo tantissimo, proprio tanto, bevo più di 2 litri di acqua al giorno, non bevo acqua perché non mi piace come sapore, mi sono proprio educata a bere perché non ero abituata, ma bevo quelle tisane della Pompadour, della Bonomelli, quelle che si sono col filtro nell'acqua fredda senza zuccheri aggiunti, quindi per dare un po' di sapore all'acqua è anche piacevole così bere qualcosa di fresco che abbia un profumo e un sapore magari di frutta o alla menta, sono molto buone, quindi generalmente bevo più o meno più di 2 litri di acqua al giorno, quindi il fatto comunque di ritenzione idrica non ne ho tantissima, comunque le gambe, appunto, le caviglie, i piedi non sono gonfi, però li sento pesanti e alcune volte li sento doloranti, soprattutto quando sto tanto in piedi o quando sto tanto seduta, perché al lavoro, rimanendo alla scrivania 4 ore soltanto, per fortuna non tutto il giorno, comunque mi danno fastidio. Quando mi alzo in piedi sento proprio tante volte anche picchiare, no? Dove ci sono le vene, si sente un po' il fastidio. E io sto utilizzando in egual misura tutti questi prodotti, mi stanno piacendo tutti e quindi così li condivido con voi, magari può essere utile a qualcuno. Allora, questi li ho scoperti, questa linea del dottor Fit, che è prodotta dalla OPAC, che è un'azienda del mio territorio, che conosco molto bene. Li ho acquistati all'Eurospin grazie al suggerimento di Meli Made in Sud, che saluto tantissimo e che ringrazio perché mi dà sempre degli spunti interessanti, oltre che essere una ragazza, perché è proprio una bellissima ragazza, giovane, piacevolissima, simpaticissima, intelligente, che seguo davvero molto molto volentieri. E quando lei aveva fatto vedere questa linea in un suo video, fortunatamente dovevo andare a fare la spesa all'Eurospin e l'ho trovata e mi sto trovando bene. Allora, io faccio sempre una volta al giorno, una volta ogni giorno, rifacciamo. È il caldo, una volta al giorno o una volta ogni 2 giorni uno scrub delicato ai piedi. Questo l'ho appena comprato, l'ho utilizzato una volta sola ed è quello della. Oggi faccio fatica. Sì, dicevo, questo è lo scrub di Yves Rocher che ho appena comprato, l'ho utilizzato soltanto una volta. Mi è piaciuto, ha un profumo lavandoso. È proprio così, no? Voi lo massaggiate, fa un po' di schiumetta leggera leggera e poi ve lo risciacquate. Il profumo è veramente proprio di lavanda, buonissimo, proprio rilassante e buono 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 buono. E quindi questo una volta ogni 2 giorni, una volta alla settimana, quando volete, quando ne sentite l'esigenza. Siccome io ho un po' di pelle spessita sui pollicioni, con questi cerco un po' di tirarla via. Non mi piace usare la pietra pomice perché poi sono troppo violenta. E questo è un po'
più delicato, contiene, e questo mi piace, devo dire la verità, un po' di più perché è meno aggressivo, lo sento meno aggressivo. Ha un profumo delicato, non mentolato, ma proprio delicatissimo, che quasi non lo sentite. Fa un pochino di schiumetta poi quando utilizzate l'acqua per risciacquare o comunque per massaggiare, ed è molto molto buono ed è leggermente rinfrescante, non tantissimo come la crema, che adesso vi mostro, che per me è uno spettacolo. Adesso qua sono stata brava che mi sono portata anche il fazzolettino. Quindi alla sera, dopo una giornata veramente dove si sentono i piedi, le gambe pesanti, io comincio con questi scrub ai piedi. Mi trovo bene con entrambe. Questo della Dr. Fit ha, cioè, quando, dopo che voi lo fate, sentite i piedi freschi, come se avreste spruzzato una ventata di menta. Avete in mente quell'effetto fresco da shaving gum, ma non forte che congelati, però proprio un effetto fresco sul piede. E questi mi aiutano tantissimo. Poi utilizzo spessissimo, l'ho quasi finito, e le altre sere che faceva così caldo, mi spruzzavo sul piede al Paolo, e una notte si è spaventato tantissimo perché sono entrata in camera, mi spruzzavo, poi dico: "Ciao, che gliene spruzzo su un po' anche a lui". Questo si è svegliato tutto agitato: "Mamma, sei scema, cosa stai facendo?". Un po' di frescura sui piedi, buonissimo, buonissimo anche questo, fresco. Io lo spruzzo quando sono sul letto, proprio alzo i piedi un attimo in aria, spruzzatina, con la brezza che entra, quelle poche volte che c'è brezza che fa corrente dalla camera. Con le finestre delle scale e dell'altra cameretta, c'è un po' di frescura, ed è piacevolissimo, piacevolissimo, buonissimo, buonissimo, buonissimo. Anche questo è della stessa linea. Secondo me sono dei prodotti eccezionali. Adesso io non ricordo il costo, ma costavano veramente pochissimo, una stupidata, forse anche al di sotto dei 3 euro o anche dei 2, ma costavano veramente poco. Non mi ricordo più perché li ho comprati tanto tempo fa. Avrei dovuto farvi uno svuota spesa Eurospin, ma erano proprio pochissimi prodotti, quindi non l'ho fatto. Comunque, prodotto ottimo. E anche questo è per i piedi. Sempre per i piedi, questa crema che invece è già una settimana che sto utilizzando e mi piace tantissimo, ne basta pochissima. È una crema gelosa, sempre di Yves, cioè non riesco a dirlo, scusatemi. Ma niente, è sempre quella di prima. Io oggi ho delle difficoltà. Yves Rocher, ok, ce la posso fare. Questa è una crema gelosa, proprio gel che è molto molto solido, è freschissima, freschissima. Adesso io dal profumo, qui dice con lavanda bio francese, rinfrescante e dona sollievo. Effettivamente è molto rinfrescante, ecco. Potrebbe darvi fastidio, a me in questo caso, siccome è rinfrescante insieme al mentolo, non dà fastidio. C'è la presenza dell'alcol e la si avverte quando la spalmate, ma secondo me con il fatto che ci sia dentro il mentolo e la lavanda, diciamo, dà questo effetto fresco che non dà assolutamente fastidio, anzi, sembra che intensifichi ancora di più. Mamma mia, che buono, l'effetto fresco mi piace tantissimo, è leggerissimo, non unge assolutamente e dà anche questo una sensazione di leggerezza e di fresco ai piedi che è meravigliosa. Questi prodotti a me stanno piacendo tantissimo. Ma veniamo, finiamo con l'ultima cosa dei piedi, magari lo conoscete, io lo uso da tantissimi anni, ma proprio tantissimi anni. Allora, sono dei sali per pediluvio. Avevano regalato alla mia mamma quella macchinetta, avete in mente, grande, dove ha la forma dei piedi che vengono così, con la corrente, poi c'è una specie di idromassaggio ai piedi. Lei non l'ha mai usata. Ovviamente non l'ho mai usata perché gli dà fastidio, che poi deve prendere, svuotare, riempire, e di qua, di là, di su, giù me l'ha regalata. E io e Mattia la stiamo usando tantissimo, Mattia soprattutto poi con il fatto del lavoro da cameriere, quando riesce, che ha un attimo di tempo, sta
si deve, scusate qua, sento in giro tutta la pietra lavica dello scrub. E quindi lo usa tantissimo e ne trova beneficio. Questi sali sono portentosi. Io non so se li conoscete, presumo che chi utilizzi i prodotti della Just conosca benissimo la bontà di questi prodotti. Io mi ci trovo bene, li compro ormai da tantissimi anni, poi durano veramente un'infinità. Questi sono dei sali per pediluvio e profumano di menta, contengono carbonato, bicarbonato di sodio, malva, achillea, camomilla e pino. Si sente tantissimo il pino. Questa miscela di sali e piante è ideale per donare una sensazione tonificante e riequilibrante alla pelle dei piedi. Un pediluvio con acqua e pedisal ammorbidisce le callosità e dona un immediato effetto di benessere e sollievo. Sono buonissimi. Poi, se avete anche voi quella macchinetta lì che ho io e potete utilizzarla, è veramente fantastico. E vi dirò di più: io utilizzo sempre magari 2-3 gocce, pochissime proprio, di oli essenziali alla lavanda o al pino o al cedro, in modo che rendano anche un po' più emolliente, poi quando togliete dall'acqua rimane un po' più morbida la pelle, me li asciugo, mi metto una di queste creme, questa è stupenda e veramente fantastico, proprio una sensazione di fresco che vi sembra di essere leggerissime. Per le gambe invece utilizzo quattro creme che mi piacciono tutte alla stessa identica maniera, anche se hanno magari delle sensazioni di freschezza diverse. Allora, questa ve l'avevo fatta vedere nello svuota la spesa del DM e la sto utilizzando, mi piace davvero, davvero tantissimo. Allora, quello che io vi posso dire e che ho scoperto, dove è andata? Allora, questo vedete ha un effetto, anche questa è gel. Questa voi la spalmate sulle gambe. Io parto dal basso e faccio dei massaggi verso l'alto. Questa è freschissima, non unge, è proprio questo effetto gel, non unge e dà una sensazione proprio di leggerezza, si assorbe subitissimo. Allora, come vi dicevo l'altra volta, è scritta in tedesco, l'unica cosa che riesco a capire è che c'è l'alcol e anche qui si sente, ma secondo me viene molto miscelato insieme agli altri ingredienti, che è proprio quella sensazione di fresco, no? Che aiuta gli altri ingredienti a essere più così, più potenti, più mentolati. Quindi a me non dà assolutamente fastidio. Può darsi che magari a qualcuno dia fastidio, a me invece piace. Allora, c'è dentro l'ippocastano, l'estratto di ippocastano, eucalipto, olio, limonene e il mentolo. Le altre cose non le capisco, però penso sia proprio una di quelle creme per le vene, per le gambe. Diceva anche Elisabetta R che la usa, lei si trova benissimo. Io mi sto trovando veramente, veramente bene. Se volete avere un effetto ancora più fresco, ancora più forte, e questo lo dico per tutte le creme che io sto utilizzando, io vi consiglio sempre di fare o con la doccetta la sera, cioè se non volete farvi la doccia o la doccia l'avete fatta la mattina e alla sera non la volete fare, proprio rinfrescare un attimo le gambe per togliere la crema che avete già messo, l'eccesso di crema che avete messo magari alla mattina, perché se poi la pelle è proprio pulita e pronta per ricevere la crema, l'effetto fresco, mentolato, leggero, si sente 3 volte tanto, quindi sicuramente dopo aver lavato le gambe o averle passate con una spugnetta, sicuramente l'effetto raddoppia se volete l'effetto di fresco, oltre che all'effetto benefico degli estratti che ci sono nelle piante. Ecco. Questa mi piace tantissimo. Questa anche qui è la crema gel Ventonic. Io la uso da tantissimi anni, è una crema buonissima. Certo, questi prodotti hanno un certo costo, però è anche una qualità che ormai conosciamo e cioè un tubetto così mi dura praticamente più di tutta l'estate, arrivo a settembre-ottobre.
e mi piace perché l'effetto è fresco, profumato, le gambe sono veramente più leggere, non ho più le caviglie gonfie o comunque ogni tanto me le sentivo anche doloranti, pesanti, ecco, con tutti questi prodotti che aiutano a combattere un po' la stanchezza delle gambe, soprattutto in questo momento che c'è questo caldo, secondo me è veramente, veramente ottimo. Allora, anche questa è una crema gel, vedete, è così. Molto fresca, si assorbe subitissimo, cioè come vedete non si vede più nulla, vi lascia, il profumo anche qui è delizioso, sempre abbastanza, diciamo che ecco, qui si sente già l'effetto ghiaccio, ma non un effetto ghiaccio che vi congela completamente la gamba o la mano, però è un effetto molto 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 piacevole, veramente molto piacevole. E anche questa crema. Allora, crema gel con rusco e ipocastano ad azione rinforzante e protettiva. Pianta delle Alpi Svizzere ad azione lenitiva. Rende la pelle, aiuto, sì, è freschissima. Rende la pelle delle gambe più tonica ed elastica ed è utile anche per gambe stanche e pesanti grazie all'azione di supporto al microcircolo cutaneo, donando immediato sollievo, freschezza e prolungata sensazione di leggerezza. Pratica da usare, si assorbe subito. È vero ed è buonissima, la uso veramente da tanti anni e sicuramente qualcuno di voi la conosce, la usa e non può che dirne bene, insomma. Questa, che è sempre della stessa linea che io ho trovato all'Eurospin, quindi 1, 2 e 3, e sono ottimi. Questa è buonissima, se posso dire quasi quasi quella che preferisco di più, perché mi lascia una sensazione, anche qui il gel è molto corposo, vedete, una sensazione, provate, cioè provarla sulla mano, sembra quasi che ci sia l'inverno e il freddo, buonissima, buonissima, freschissima. Olio di mandorle dolci, estratto di calendula bio, acque attive bio di meliloto, si dice meliloto, sì, e vite rossa. Questa è fantastica come le altre, tutte buonissime. Ultima che vi faccio vedere, che non nasce, sempre un prodotto della Just, l'ho quasi finita ma ne ho un'altra intera in scorta perché di queste non rimango mai senza, che non nasce per le gambe o per i piedi, ma che io utilizzo anche per le gambe e per i piedi, è questo che è il Body Fresh, è una crema gel balsamica e io ne ho, con i bambini ne ho fatta fuori una scorta esagerata. Quando si scottavano, quando avevano le punture di zanzare e continuavano a grattarsi, quando dopo una giornata di sole, anche col doposole, comunque sentivano. Questo è un portento. A parte che è di un colore meraviglioso, vedete? Molto liquido. Questo, ragazzi, ce lo metterei dappertutto. Volevo farvi sentire il profumo. Sono proprio andata, ragazzi miei. È buonissimo, vi lascia una sensazione di freschezza tantissimo. Cioè io l'ho usato veramente, non so come si dice, quante confezioni ne ho utilizzate nella mia vita, ma tantissime. E lo ricompro sempre. E anche se non è indicato per le gambe, per i piedi affaticati, io lo utilizzo spessissimo. Spessissimo per questo, qui dice la crema gel balsamica perle a pelle. Aspetti, che si è anche rovinato. Restituisce, ah no, vedi? Io non avevo neanche letto. Mia mamma mi aveva detto che non era per le gambe. Invece, qui dice restituisce a gambe e caviglie affaticate una piacevole sensazione di freschezza. Quindi rifaccio. Cancellate quello che ho detto prima, io lo usavo nel metodo giusto anche senza saperlo, vedete?
E per me è buonissima e fresca. E poi, vabbè, io lo utilizzavo anche per le scottature, come crema dopo sole per i ragazzi. Quindi, comunque, come uso in un modo o nell'altro è sempre ottimo. Qui lo consiglio anche come dopo barba, perché dopo aver fatto la barba per magari così lenire le parti più irritate o così arrossate, questo è ottimo. Io sento ancora la freschezza in questo momento, ho mani e braccia molto molto fresche. Va bene, spero che si sia sentito quello che ho detto, perché non posso alzare molto la voce perché Paolo stava tenendo degli esami per l'Università Cattolica giù in taverna, e se alzo la voce perché io poi ho un vocione pazzesco, si sente giù da basso, e quindi nulla. Quindi mi sembro magari giù di tono, ma cerco proprio di non alzare il tono della voce. Spero che si possa sentire, eventualmente lo alzerò in fase di montaggio. Non ho nient'altro da mostrarvi, spero di rivedervi, risentirvi presto. Vorrei preparare anche il video dei libri e il video di quello che porterò nella mia borsa. In questi giorni, con questo caldo di skincare, faccio la mia skincare base, ma come trucco non metto assolutamente niente, anche perché farò tre volte al giorno la doccia, quindi di star lì ogni volta a struccarmi non c'ho voglia con sto caldo. Quindi faccio la mia skincare mattutina, la mia skincare serale, e finita la storia. E quindi niente, avrei veramente tante cose da farvi vedere, ma non riesco a trovare neanche il tempo per fare i video, perché ho un po' di riunioni anche per la festa dell'oratorio che ci sarà a settembre, e per il quale sono ancora stata coinvolta per la cucina. E sapete benissimo che la macchina organizzativa comincia mesi e mesi addietro. Adesso dobbiamo cominciare, insomma, a vedere un po' tutti i menu, dove andare a prendere gli approvvigionamenti, tutte queste cose. E le stiamo facendo in queste ultime settimane, perché poi giustamente si comincia a partire per le vacanze e si ritorna e non si fa più in tempo a fare nulla. Quindi ci sarò, non ci sarò, anche sui vostri canali ci sarò, non ci sarò, ma avrò poi tempo per recuperare il tutto, insomma. Io non la faccio più lunga perché fa già caldo. Vi saluto, vi abbraccio, vi mando un abbraccione gigantesco e spero che così vi ho dato qualche ideuzza, anche se un po' sconfusionaria in alcune, perché non riuscivo a ricordare alcune cose, ma ormai lo sapete, mi conoscete, ci saranno le mie solite amiche o amici che metteranno il pollice in giù, e quelli che invece capiscono chi sono e che non sono una professionista mi lasceranno come sempre il loro bel commento e così la loro simpatia con il pollice in su. Vi ringrazio e ci vediamo presto, spero prima di partire per il mio campo vacanze. Ciao a tutti e buona giornata.